Ciao a tutti, oggi andremo a fare un po' di manutenzione al vetro posteriore, croce e delizia di tutti i 4Runner di seconda generazione. Per chi non lo sapesse, questa auto ha il vetro posteriore elettrico, un po' come i classici finestrini laterali delle auto. Ultimamente ha cominciato a fare fatica a chiudersi. È molto importante intervenire per tempo, perché se si dovesse bloccare sarebbe impossibile aprire la spondina posteriore. Quindi adesso lo smonterò e andremo a vedere di migliorare la situazione. Se avete problemi con il vetro che non scende o non sale, spesso il problema è nel tergicristallo posteriore, perché all'interno c'è un sensore che verifica che il tergicristallo sia fuori dal vetro, quindi sia oltre questa posizione. Se il tergicristallo non è in questa posizione o il sensore smette di funzionare, la centralina non fa muovere il vetro. In emergenza possiamo dall'interno smontare la copertura di plastica nella zona posteriore, scollegare il connettore a 6 poli e ponticellare i due contatti più a sinistra. In questo modo riusciremo a aprire il vetro e quindi la spondina per andare poi a lavorare un pochino più comodamente sul sensore per andare a sostituirlo. Normalmente sulla spondina c'è un pannello rivestito in moquette. Nel mio caso era molto rovinato, quindi l'ho sostituito con un pannello in alluminio mandorlato. Rimosso il pannello, abbiamo da rimuovere questa paratia. Questo è il meccanismo che si occupa di alzare il vetro posteriore. Il meccanismo si aggancia al vetro dentro due guide a U in questa zona qua, una da questa parte e una da questa. Il meccanismo ha una forbice con dei rulli alle estremità che si infilano dentro queste due guide a U. Per smontare il meccanismo dobbiamo prima di tutto sganciare i leveraggi delle leve. Per sganciare questi è sufficiente ruotare la clip di fermo e sganciare la levetta. La stessa cosa da questo lato. Ok. Poi andiamo a sganciare i cavetti, questo qui e questo qui, che sono quelli che azionano gli sblocchi della serratura della spondina. Uno. E due. Quindi sganciamo i cavi elettrici. Non si può sbagliare perché hanno le posizioni abbastanza obbligate e comunque sono tutti diversi come forma, quindi è impossibile invertirli. A questo punto il meccanismo è libero, si muove lateralmente perché alle estremità della forbice abbiamo questi due rulli e possono scorrere all'interno delle due guide. Le due guide hanno una lunghezza limitata, quindi noi dobbiamo spostare il meccanismo prima da una parte e poi dall'altra e far uscire i rulli dalle guide.
meccanismo è sganciato e ce ne accorgiamo perché si può alzare. Questa parte. Per togliere la maniglia bisogna sganciare anche qua la clip. Possiamo adesso togliere il vetro. Queste sono le guide AC che dicevo prima. Senza il vetro spostiamo il meccanismo in avanti, lo facciamo scendere nel buco, lo spostiamo indietro e quindi dovrebbe riuscire ad uscire. Questo è il nostro meccanismo. Per prima cosa andiamo a ripulire gli ingranaggi dal grasso vecchio e secco. In questo caso non ci sono residui di grasso vecchio mischiati magari a terra o polvere che diventano molto duri, perché la pulizia l'avevo già fatta un paio d'anni fa. Usiamo un pulitore per freni. Andiamo a pulire bene all'interno dei denti. Puliamo anche i rulli che vanno poi di fatto ad azionare il vetro. E controlliamo che si muovano liberamente. Ok, adesso per pulire bene questa zona andrò a smontare il motorino, cioè questo. Con una chiave da 8. Allora, questo in realtà non me lo aspettavo, ma vabbè, non è successo niente. Pensavo che il meccanismo rimanesse nella posizione finale. In realtà, senza il motorino che fa da fermo, le molle fanno schizzare i leveraggi. Quindi, quando lo smontate, attenzione a dove avete le mani, o comunque bloccatelo in qualche modo. Continuiamo con la pulizia. Verifichiamo, già che ci siamo, che non abbiano problemi sui perni di rotazione. In realtà non volevo smontarlo così tanto, ma ormai che ci siamo, ormai che ci siamo, cogliamo l'occasione e lo puliamo bene fino in fondo.
spesso il problema è proprio nel motorino, che con gli anni comincia ad avere un po' meno forza. Il motorino, qui me ne sono procurato un altro, è lo stesso dell'alzavetro delle portiere sinistre della macchina, quindi portiera lato guida e portiera posteriore sempre lato guida. Questo l'ho recuperato da una portiera posteriore, perché in teoria gli alzavetro delle portiere posteriori vengono usate molto meno di quelle anteriori e quindi dovrebbe essere un pochino più fresco come motore. Non ho potuto provarlo, quindi lo faremo adesso. Questa ruggine non mi piace molto, però non vuol dire. Il connettore è uguale. Andiamo a provare i motorini. Ricolleghiamo prima quello vecchio in questo modo qua. Adesso, con solo collegato il motorino e questi due connettori, possiamo andare a ruotare la chiave sul portellone. Gira da un lato solo perché, essendoci questi staccati, la centralina che comanda il vetro permette solo... Ora non so se la discesa o la salita, comunque è un comportamento normale. Vediamo l'altro motorino. Ok, ruota, quindi possiamo provarlo e vediamo se ci sarà della differenza. Questi motorini, oltre al Toyota 4Runner, sono usati su molti altri Toyota, quindi lo potete trovare anche in demolizione. Il codice che c'è scritto sopra è 85720-35020. Ce ne sono anche altri molto simili, dove l'unica differenza è nel numero di denti del pignoncino. E in questo caso ci serve da 7 denti. Vediamo adesso di riassemblare il meccanismo. Quindi partiamo da questa posizione. Dobbiamo allineare i due ingranaggi in questo modo. Arriviamo fino alla corsa massima e possiamo andare a riposizionare il motorino. Tenendolo appoggiato in questo modo è un po' più facile tenerlo in posizione anche con una mano sola. Quindi andiamo a rimontare il motorino.
passiamo all'ingrassaggio. Allora, andiamo a mettere il grasso nei punti più sollecitati. Ne do giusto un velo, giusto che le parti metalliche scorrano liberamente, ma non voglio esagerare perché il grasso poi col tempo tende a seccarsi, impastarsi con la polvere e può formare dei grumi che vanno a interferire con gli ingranaggi. Da questo lato lo do solo in questa zona perché il pignone stesso lo andrà a spargere poi su tutta la corona. Invece da questo lato devo comunque ingrassarli più o meno tutti in modo che si lubrifichino a vicenda tra loro. Diamo un po' di grasso anche su questi rulli. Sia all'interno che all'esterno. Riposizioniamo un meccanismo che va inserito in questo modo qua. Già che ci siamo, diamo una pulita anche all'interno. In questa zona della spondina io ho dei cavi aggiuntivi perché ho installato la telecamera posteriore. Forse il modo corretto di farlo uscire è tenerlo non nella posizione di vetro tutto abbassato, ma con i bracci leggermente più in alto. Quindi provo un attimo a vedere. Se muovendolo appena riusciamo a... proviamo un attimo a muovere i bracci per vedere se entra più facilmente. Sì, con i bracci posizionati in alto è molto più semplice l'inserimento. Ok, lo teniamo un attimo in questa posizione, ma non andiamo ancora a stringere nulla perché dobbiamo inserire il vetro. Per il vetro dobbiamo prima pulire le sue guide.
inseriamo il grasso nelle due sedi superiore e inferiore, che è dove poi il rullo va a far forza, soprattutto quello superiore, perché è dove grava il peso del vetro. Da questo lato ci sono dei grumi di grasso che andiamo a togliere. Questi due contatti elettrici nella parte inferiore sono i collegamenti dello sbrinatore. Ora reinseriamo il vetro. Ora dobbiamo inserire i rulli all'interno delle guide. Quindi spostiamo il meccanismo. Prima da una parte e poi dall'altra. La inseriamo all'interno. Facciamo lo stesso anche dall'altro lato. Per poter spostare lateralmente il meccanismo ho sganciato nuovamente i cavi elettrici, quindi adesso li vado a riagganciare. Questo filo qui, essendo che il motorino arrivava da una portiera, gli vado a togliere il suo aggancio, perché in modo che lo possa riposizionare correttamente. È importante che i cavi siano tutti ben fissati in modo che non vadano a infilarsi in mezzo ai vari leveraggi e meccanismi. Ricolleghiamo il cavo dello sbrinatore. Nel mio caso non è un cavo originale perché era rovinato e l'ho dovuto modificare. Andiamo a stringere i bulloni del meccanismo. Ora rimontiamo i cavi di sgancio della spondina. Inseriamo prima la pallina, poi tiriamo il cavetto e lo mettiamo in posizione. Questo. Ok, perfetto. Ora le serrature laterali sono scattate, quindi per la centralina che gestisce il vetro è come se la spondina fosse chiusa. Andiamo a verificare il funzionamento del vetro. Attenzione quando fate venire il vetro in fuori, perché non c'è niente che lo fermi e quindi potrebbe sganciarsi o peggio cadere. Riassembliamo le maniglie e il profilo di plastica di chiusura della spondina. Allineiamo correttamente questi fori e andiamo a stringere le viti del pannello. Rimontiamo la maniglia con la sua asta. Ho riagganciato prima l'asta sulla maniglia e quindi la ruoto per inserirla. Qua
inseriamo anche qui e andiamo a stringere le viti. Andiamo a verificare che funzioni tutto correttamente. Con un cacciavite andiamo ad agganciare la serratura come se la spondina fosse chiusa e quindi verifichiamo che le serrature si aprono entrambe. Ora possiamo chiudere. Ok, possiamo rimontare il pannello. Il nylon di protezione per la polvere purtroppo è troppo rovinato, quindi non lo monterò. Lo sostituirò poi con un altro nuovo al prossimo smontaggio. Ed infine il pannello di copertura. Il pannello originale è inserito a pressione con delle clip di plastica che si inseriscono in questi fori. Io ho inserito qui degli inserti filettati, qualcuno li chiama anche rivetti filettati, che in pratica si inseriscono ad espansione, un po' come un rivetto, e presentano all'interno un foro filettato. Come tocco finale andiamo a dare nelle guide dove scorre il vetro dell'olio di vasellina perché non macchia e si impasta poco con lo sporco. Lavoro finito. Se trovate interessanti i video che pubblico, condivideteveli, mettete un like e iscrivetevi al canale. Grazie a tutti, al prossimo video.